ci sono persone che non riescono a mantenere i ritmi, magari per un'età anagrafica avanzata, vengono messi in malattia, ma dopo un po' vengono fatte lettere di contestazione. L'idea è quella proprio americana, cioè lavori con Amazon 3 o 4 anni, ti spremiamo come un limone e poi vai a casa. Sciopero, 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 sciopero. In tutta Italia ci sono ritmi infernali di lavoro, condizioni economiche da migliorare, perché con i miliardi fatti durante la pandemia noi riteniamo che una parte di questi soldi debbano andare a chi li ha creati materialmente, cioè i lavoratori. La terza cosa, il Tribunale di Rieti, dove c'è questo stabilimento, ha stabilito 20 giorni fa un comportamento antisindacale da parte di Amazon perché non riconosceva la nomina di alcuni rappresentanti. Il primo sciopero nazionale nella storia della filiera Amazon in Italia. Secondo i sindacati l'adesione è stata del 75%, secondo l'azienda solo del 10%. I lavoratori chiedono un miglioramento dei salari, premi di produzione e turni di lavoro più umani. Una giornata normale, se ci vorrebbero 10 persone, noi siamo in 3, quindi i risultati a fine giornata li devi comunque portare, per questo che è anche molto dura raggiungere gli obiettivi giornalieri imposti. Noi non abbiamo un premio produzione, non abbiamo nulla, abbiamo semplicemente lo stipendio. È pesante, tanto pesante. Questo è l'hub di Passo Corese, a pochi chilometri da Roma. 1.300 dipendenti e milioni di pacchi processati, smistati e alla fine consegnati dai driver. Loro sono tutti corrieri. Corrieri? Corrieri, sì. Corrieri. La pandemia ha aumentato molto i volumi di lavoro e viaggiamo sui 350-400 pacchi al giorno con 160 fermate al giorno e sono pesanti. L'80% dei dipendenti che lavorano con noi stanno a tempo determinato, così tengono sotto pressione. E se non finisci quei pacchi là, ci sta sempre qualcuno più forte di te, capito? Mi hanno rubato 900 euro dei pacchi e adesso io li sto pagando. A me l'azienda non mi ha dato una mano, devo pagare tutto io adesso. Mensilmente 131 euro pago io. La maggior parte dei fattorini non è assunta direttamente da Amazon, ma da ditte che hanno in appalto le consegne. Nel Lazio ci sono 15 aziende e oltre 1.000 lavoratori. E si va a prendere il furgone in un parcheggio, si arriva nella famosa waiting area, che è l'area di attesa, attendi il tuo turno per entrare a caricare. Dopodiché ci sono le famose 9 ore di rotta, sarebbero le 9 ore che devi stare per strada a consegnare, con possibilità, secondo loro, di un'altra ora di lavoro, e a questo aggiungiamo poi la fase di rientro, fino a che non vai a riposare il furgone. Il lavoro giornaliero è scandito da un algoritmo che, secondo l'azienda, regola le consegne, ottimizza il processo e tiene conto degli orari di lavoro e della sicurezza dei driver. Giorno dobbiamo fare una performance. C'è questo algoritmo che ci è imposto da Amazon che ci controlla, ci segue e stabilisce un po' il ritmo del lavoro. Se dividiamo il numero delle ore per i chilometri che facciamo, ci accorgiamo che abbiamo più o meno 3 minuti a consegna per guadagnare uno stipendio anche al di sotto degli altri corrieri. Noi stiamo 10 ore, a 2000. Come si fa ad andare in bagno? Si va dentro al furgone, dentro le bottiglie, per strada. Questi carichi, queste pressioni che abbiamo di lavoro non sono più tollerabili.